Eccoci qua, direttore, siamo per il post gara, per questa gara di Coppa di Lombardia, siamo con il DS Camal della Zognese, ne esce a fin fine un 3-0, diciamo tutto meritato, soprattutto nel secondo tempo con l'ingresso di Locatelli, Andrea, è un'altra storia. Vero, l'ingresso di Locatelli sicuramente ci dà una mano, ci allunga la squadra, attacca molto gli spazi, va bene, lo conosco, lo si conosce molto bene come giocatore, quindi è una fortuna averlo in squadra e mai contro. Dobbiamo anche ricordarlo, 5 gol per lui, se non sbaglio, in campionato. Questa sera qui a Zogno il campo è tenuto molto bene, diciamo, tutto il sintetico, nonostante la pioggia che è arrivata copiosa. Però eravate obbligati a vincere. Obbligati a vincere. Loro ci hanno aspettato tutta partita, soprattutto primo tempo, molto chiusi, ci pressavano a tutto campo, non facendoci giocare. Diciamo che noi eravamo un po' lentini, un po' sulle gambe inizialmente, per poi uscire alla grande secondo tempo, soprattutto dopo l'ingresso di Locatelli, ma anche gli altri che hanno giocato hanno fatto molto bene. Ecco, ricordando che contro il Costa Mezzate avevate vinto 3-1, quindi si diceva appunto la differenza stava che avevamo vinto 3-0, lì eravate obbligati a vincere il pareggio, oltre a passare il turno non bastava, direttore. Avevamo l'obbligo di vincere e ce l'abbiamo fatta alla grande, quindi testa la prossima partita di domenica che è fondamentale per il nostro percorso. Esattamente, se non sbagliamo domenica prossima a Terno, esattamente 3 punti in classifica, siete sotto di un punto dalla capolista, però in Coppa di Lombardia sicuramente il percorso sarà lungo, sarà difficile, non dico tutto perché quest'anno è la rinascita della Zognese, la coppiata può starci, direttore, fra la Coppa di Lombardia, vincerla il campionato? Ma guarda, non faccio, per la mia indole non faccio mai proclami, mi vivo il momento partita dopo partita e sicuramente le carte per far bene ci sono, però pensiamo partita dopo partita. Esattamente, ci sono tutte. Naturalmente, ecco, nel primo tempo c'è stata la grossa occasione, se non sbaglio, di rotta a Cristian, siamo al 28esimo, bravissimo Togni a mettere in angolo, lì potevate portarvi in vantaggio, anche se sicuramente anche il Berbeno ha fatto molto bene nella prima frazione di gioco. Sì, Berbeno sicuramente è una squadra molto maschia, una squadra ostica che dirà la sua anche in campionato, con degli ottimi giocatori in tutte le parti. E chiudiamo questa intervista, direttore. Tacchini non è venuto ai nostri microfoni, perché è un po' restio alle interviste, chiaramente. Difficilmente lo vedrete davanti a una telecamera. Ecco, esattamente. Però, ecco, direttore, quindi chiudiamo qui questa intervista. Chiaramente, blu amaranto questa sera, la seconda frazione di gioco, diciamo una tutta. Chiaramente vi hanno regalato qualche gol, perché sicuramente sul primo c'è stato i Baggi, una palla in avanti, gestita malissimo dal Berbeno, non ho di vedere, si è sfondato sulla destra. Gol di Franco, poi ci sono state le due occasioni, i due gol, anzi, oltretutto più occasioni, ho tenuto anche una 24esimo sprecata su 1-0, però chiaramente i due gol di Locatelli hanno fatto la differenza, clamoroso il terzo gol a 60 metri di campo aperto. Vero, però sono dell'idea che le occasioni vanno create, nessuno te le regala, quindi bravi al Berbeno, ma complimenti soprattutto a noi per il passaggio del turno. Quanto può influenzare questa eliminazione di Coppa? Perché ci tenevate tanto, diciamo tutta Vassena, sì. Non dico bella figura, ma giocarsi con una squadra, insomma, che in campionato come la Zognese potrebbe far molto bene. Però il Berbeno, ripetiamo, questa sera Vassena non è stato da meno. No, ce la siamo giocata, ripeto, adesso dobbiamo essere bravi in 3 giorni a metabolizzare e a ripartire domenica, che arriva comunque una squadra forte da noi. E dobbiamo chiudere e partire, insomma, non è inutile stare a fare processi inutili. Fra 3 giorni siamo ancora in campo e dobbiamo essere bravi a resettare e ripartire. Oltretutto, infatti, da ripartire domenica prossima con il Pontile, poi giovedì 3 ottobre il recupero del derby con la Brembillese, dobbiamo anche ricordarlo, chiaramente. Esatto. Che non sono proprio due passeggiate, quindi dovremmo essere bravi e pronti a recuperare energie, elementi, e andare a giocarcela, insomma. Anche perché il percorso del Parò di Bocca, Vassena in campionato sono quelli di affrontare, insomma, la Brembillese, avete affrontato in Coppa di Lombardia la Zognese, poi avete il Pontina, insomma, sono squadre che sono, non dico destinate, non sono squadroni, però sicuramente faranno un buon campionato e il Berbeno non deve chiaramente in partenza perdere punti importanti. È vero, affrontiamo squadre forti, insomma, sappiamo che sono squadre forti. Noi abbiamo qualche problema di numeri, qualche assenza importante, però siamo qua, raccogliamo i coci e si riparte già da domenica
e poi tra una settimana al derby, insomma. Vogliamo anche ricordarla col sorriso sulle labbra domenica scorsa, la sua stessa squadra, insomma, un perentorio 5-1, anche qua ha fatto molto male Vassena. Domenica è stato un brutto blackout, una partita inspiegabile veramente, che abbiamo cancellato e dobbiamo ripartire, insomma, senza fare grossi drammi, però è stato un bel cazzotto non stop, insomma.